Oggi creeremo un vero razzo, ma con delle bottiglie di plastica. Ma prima, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Luca e sui social divulgo un'astronomia facile e veloce. Quindi, se ti piace questo genere di video, beh, ti consiglio di iscriverti al canale e mettere un mi piace, che tanto è gratuito. Io in passato ho già fatto altri due video, dove il primo facevo un razzo con una sola bottiglia di plastica, che è molto semplice da fare, e il secondo con due bottiglie di plastica, che però è stato un fallimento. Infatti c'erano delle perdite e quindi non volavo perché non andavo in pressione. E oggi siamo qui per riprovarci. In questo mese io ho già fatto due prove. Il primo è lo stesso modello di cui avevo fatto il video in passato con le due bottiglie, solo che al centro c'erano due problemi. Il primo è che perdeva l'acqua e il secondo che comunque, anche se mettevo un nastrizzante, perdeva l'acqua, quindi alla fine c'era un problema. Se vedete che qui c'è il tappo bucato, perché mi è servito per questo tappo qua. Infatti la seconda prova ha avuto molto più successo, perché ho optato per, invece che tagliare al centro, l'ho incollato nel tappo, nei due tappi. Ho messo attaccati i due tappi e con la colla a caldo li ho attaccati. E qui ho attaccato il tappo di un'altra bottiglia in modo tale che qui potessi mettere l'acqua. Però lo scopo di oggi è non replicare e di rifare questo mini razzo, ma di fare con tre o più bottiglie. Adesso vediamo quanto ne riusciamo a fare con delle bottiglie da un litro. E quindi ora iniziamo con l'incollaggio delle prime due bottiglie. Adesso facciamo una transizione magica. Ecco qua, fatto, unito. Si muove ancora un po' perché devo ancora lasciare che la colla a caldo si scaldi, cioè si raffreddi. Adesso dobbiamo tagliare qui, metterci il tappo di un'altra bottiglia e poi provare a vedere che non cadi nessun tipo di acqua. Ci proveremo, dai. Ho unito questa parte qui, ho chiuso e ho preso l'altra parte. Adesso dobbiamo vedere se funziona. Speriamo, incrociamo le dita. Se no, vabbè, ritorniamo qui e mettiamo la colla a caldo, sia qui o solo nei punti in cui serve. Acqua messa fino a qui. Vedete? Boh, proviamo. 3, 2, 1. Aiuto, aiuto. Sento già acqua che scende. Non è un bel segno. Ah, ecco qui. Vedi qui, scusatemi, qui scende acqua. Se è così, si vede anche. Quindi bisogna aggiustarla qui. Qui invece mi sembra di aver sistemato tutto. No, c'è ancora anche qui. E sì, mi sembra qui. Sì, abbiamo ancora un punto. Abbiamo un punto qua, vedete? E un qualcosa qui. Quindi abbiamo ancora un pochino da sistemare. Quindi uno qua e uno qua, ma ci siamo quasi. Come avete visto, ci sono dei punti da sistemare, li sistemiamo con la nostra cara colla a caldo. Perfetto, allora adesso bisogna lasciare asciugare entrambi le parti e poi proveremo a vedere se funziona con la prova dell'acqua. Perfetto, sono riuscito a sistemare con 3 kg di colla a caldo questa parte qui e anche con queste parti qui, 3 kg di colla a caldo. Non so quanto sarà aerodinamico, però vabbè, è un razzo fatto in casa e l'importante non è quello, ma è farlo partire. Adesso uniamo l'altra bottiglia e poi vediamo di unirne un'altra. Però piano piano iniziamo a fare con la terza bottiglia e poi vedremo se riusciamo a fare la quarta. Questo è il razzo completo, ci mancano i piedi per farlo rimanere in piedi, che ok, qui sta in piedi, però quando ci sarà la base, perché poi scusatemi. Così, ok, così non sta in piedi perché appunto poi cade. Allora ci mettiamo questi CD che io ho tagliato, sono 3, che io ho tagliato a metà. Ovviamente sono un po' scheggiati, ma non importa. E li mettiamo così, ovviamente a non so quanti gradi, però così così e uno al centro. Eccoci qua, l'ho fatto, sì, è storto, ne sono consapevole. Gli ho fatto i piedini, come state vedendo. Adesso per rifarlo volare ci vuole una base, perché sennò dove lo facciamo partire? Bene, ho pensato anche quello. Aspettate che l'ho detto questo qui. Ok, ci sono. Ho preso questa scatola qui della frutta, che potrebbe essere molto utile. Cosa facciamo? Andiamo a fare un buco che va fino a qui. Qui facciamo un cerchio.
metto tutto qua a taglierina, in modo tale che facciamo passare poi il filo della pompa. Adesso, però in realtà forse basta fare anche un buco in centro, perché qui c'è lo spazio, se che ci penso. Quindi basta, qui taglio un pochino per sicurezza. Poi qui ci faccio un buco al centro e la base è fatta. Eccomi qua, ho finito, ho fatto la base, come vedete ho fatto il buco, alla fine non ho ritagliato qui perché il tubo della pompa dovrebbe passare e ho fatto solo un buco qua appunto perché così poi posso mettere, ecco appunto non è molto stabile, posso mettere il tappo che è questo qua, lo metterò qui e qui ci andrà la pompa per appunto andare a far andare in pressione il razzo. Non è molto stabile, però ho aggiunto un po' di colla caldo in tutti i CD in modo tale da rendere la base più stabile, perché era poco stabile. Prima di vedere se funziona questo razzo, beh, spieghiamo come funziona effettivamente questo razzo. Allora, fate vedete che qui è una bottiglia con il tappo chiuso. Allora, qui abbiamo l'acqua che è a 0 metri al secondo. Appena io tolgo il tappo, quindi lo tolgo, cosa succede? Quest'acqua passa da 0 metri al secondo a qualche decina di metri al secondo, creando una spinta verso l'alto. Cosa succede? Quando finisce quest'acqua, l'acqua appunto finisce, però c'è quella dell'aria compressa. Questa aria compressa scende creando un'altra spinta verso l'alto, anche se minore rispetto a quella dell'acqua. Allora eccoci qua, ho già caricato il razzo con l'acqua e siamo qui ho un aiutante che non si può far vedere, sì, ecco, e mi dà il tappo. No, c'è già anche il tappo, ho già messo anche il tappo, adesso scopriremo se funziona o meno. Ok, è un po' poco, ho senso troppa acqua. Ha funzionato, si sarà alzato per la prima volta pochissimo, la seconda volta intorno ai 3-4, massimo 5 metri, che è già un buon risultato. Insomma, sono contento, ci saranno altre evoluzioni da fare, sì, faremo altri video, magari non quest'anno, nei prossimi anni, più che altro perché vorrei riuscire a farlo sganciare alla pressione che voglio, in modo tale da farlo alzare più o meno come voglio, quanto voglio, eccetera eccetera. Però secondo me sarà un po' infattibile o comunque difficile, ma noi fra qualche anno ci potremmo provare. E in sostanza, voi cosa ne pensate? Secondo voi è riuscito? Pensavate che si alzava di più oppure tutta fatica sprecata? Scrivetelo nei commenti. Ebbene sì, oggi il video è finito, ma noi ci vedremo sempre qui su questo canale con un nuovissimo video. Ciao!